La carne bovina è l'alimento che per eccellenza regna nella tradizione culinaria della Toscana e in particolare di Firenze. I bovini erano per gli Etruschi simbolo di generosità, di forza e di abbondanza. Nel 1400 a Firenze si affinano le prime tecniche del taglio della carne grazie all'arte dei beccai. Il comune e lo statuto dell'arte del 1346 per l'esercizio dell'attività e il consumo delle carni prescrivevano norme rigide a tutela della qualità che prevedevano severe sanzioni verso i trasgressori. Oggi le norme per garantire la salubrità e sicurezza alimentare sono stabilite dal governo nazionale e dalla comunità europea. Sul prodotto che confezioniamo presso il nostro centro carni, in etichetta noi esponiamo tutti i dati obbligatori di legge. L'impegno della nostra cooperativa, del nostro centro carni e del Mugel è quello di testimoniare chi è l'allevatore. Dà la possibilità all'utente finale di poter vedere e verificare il percorso che questo animale e dove questo animale è cresciuto ed è stato allevato. La Camera di Commercio di Firenze è impegnata a sostenere e valorizzare il lavoro degli allevamenti fiorentini, che si distinguono in Italia e nel mondo per la loro specializzazione nella produzione di carni di alta qualità. La Camera di Commercio di Firenze, che ha sempre cercato di tutelare al massimo il settore zootecnico da un duplice punto di vista, quello della valorizzazione delle eccellenze e dall'altro come misure a tutela del consumatore. Particolarmente importante anche la tracciabilità e anche da questo punto di vista la Camera di Commercio di Firenze è intervenuta con progetti innovativi quale quello dell'inserimento del bollo elettronico e dell'indagine sulle sostanze presenti all'interno dei mangimi, con particolare riferimento alle tossine e agli OGM. Le aziende che per la provincia di Firenze producono il 14% della carne proveniente dal territorio della regione toscana si concentrano nel territorio del Mugello e Val di Sieve. Sono orientate ormai da tempo ad un allevamento basato su un'alimentazione naturale, sulla valorizzazione genetica e l'attuazione delle condizioni ottimali per il benessere degli animali. Le razze sono diverse. La prima è la razza Limousine, e poi c'è la Chianina, la razza Romagnola e anche la razza Calvana. Le fattrici pascolano libere per 10 mesi l'anno, contribuendo al mantenimento del territorio perché in questo modo vengono utilizzati anche quegli ambienti, per natura più ostili all'agricoltura, che altrimenti verserebbero in uno stato di abbandono. I controlli sono di due tipi, uno meramente genetico, quindi si cercano di sommare genitori che possano migliorare l'incremento ponderale della carne relativamente ai figlioli. L'altro tipo di controllo è quello fatto sull'alimentazione, quindi un'alimentazione che sia di qualità che possa servire a garantire appunto la qualità intrinseca della carne. È risaputo che l'uomo è onnivoro, cioè mangia di tutto, per questo la carne è importante nella sua alimentazione. La carne bovina possiede proteine nobili fatte di aminoacidi essenziali che sono i mattoni necessari alla costruzione di tutte le cellule del nostro organismo. Contiene vitamine importanti come la vitamina A, la vitamina D, la vitamina PP e il complesso B e sali minerali a partire dal ferro, che è indispensabile per formare globuli rossi, e la mioglobina, che permette la contrazione dei muscoli. Da ricordare anche l'azione antiastenica, antistress. Le moderne tecniche di alimentazione hanno permesso di limitare i grassi saturi nella carne a vantaggio dei grassi insaturi. Noi medici diciamo che è sufficiente mangiare la carne 2 o 3 volte la settimana, è la stessa cosa che diciamo per il consumo del pesce. Quello che invece raccomandiamo è la qualità della carne, per questo è importante la tracciabilità, che vuol dire per il consumatore conoscere dove è nato l'animale, dove viene allevato, come viene allevato, cosa mangia, anche dove viene macellato e come viene macellato. Con la carne bovina del Mugello si possono preparare tantissimi piatti, tra cui la lasia bistecca alla fiorentina, i bolliti usando vari pezzi del quarto davanti, gli stracotti con tutte le verdure, sedano, carote e cipolle o con solo cipolle e vino bianco, e il peposo classico fiorentino col cacao. Andiamo a vedere come si prepara il peposo. Occorrono
un muscolo di bovino, naturalmente del mugello, cioccolato, pepe, sale, del vino rosso e una fogliolina d'alloro. Si fa rosolare l'aglio in camicia nell'olio extravergine d'oliva, a olio ben caldo si inserisce il muscolo tagliato a dadini e si fa rosolare. Fine rosolatura si inserisce il vino rosso con il sale, il pepe e il cacao. Si porta in ebollizione, per ultimo la salatura con l'alloro e si porta avanti in cottura a fuoco lentissimo per alcune ore. Da servirsi ben caldo, accompagnato a un ottimo Chianti Lassio.